Video, video, video e ancora video. Un sacco di gente parla di video, ma quali sono i motivi principali per cui per la tua azienda dovresti iniziare a fare video? Lo vediamo insieme appunto in questo video. Benvenuti su Social Video Marketing, io sono Manabi e come ogni giovedì alle 13 discutiamo insieme di come realizzare social video sempre più efficaci a partire dal nostro telefono da inserire nelle strategie marketing delle nostre attività. Se è la prima volta che guardi uno dei miei video, ci sono due cose fondamentali che puoi fare immediatamente. Uno, iscriverti al canale, attivare la campanella per ricevere notifiche su video di questo tipo. E due, su mobilevideomarketing.it trovi la guida definitiva per video efficaci con il tuo telefono. Ma buttiamoci immediatamente nel video di oggi. Come nei precedenti video di agosto, anche questo video è un collage, lo faccio da questa terrazza, lo faccio col mare siciliano alle spalle e in questo video abbiamo racchiuso i principali spezzoni, i principali concetti a partire dall'intervista con Giacomo Catalani e con altri video che ho realizzato che puoi trovare linkati in descrizione e nelle schede qui sopra, in cui facciamo un overview generale dei motivi principali e fondamentali per cui è importante, anzi è fondamentale oggi iniziare a fare video. Mi raccomando, metti un like, scrivimi nei commenti quelli che sono le tue domande, i tuoi dubbi o i motivi per cui oggi hai iniziato oppure non hai ancora iniziato a fare video per la tua attività e noi ci rivediamo alla fine del video. Oggi se non sei presente in video è un po' come se non esistessi. Sì, il video è uno strumento fondamentale, perlomeno di grande valore. Può essere utilizzato per comunicare con potenziali clienti o persone con le quali costruire network, fare network. Quindi è uno strumento di alto valore. Poi è necessario conoscere quali sono appunto le prerogative dei video e i linguaggi di comunicazione per utilizzarli al meglio. A volte sono utilizzati in maniera controproducente o estremamente dispendiosa. È fondamentale avere una preparazione molto accurata prima di iniziare qualsiasi progetto. Il progetto editoriale è la matrice di tutto un business che crescerà. La cosa che ci interessa di più non è tanto quanto sono grandi i numeri, ma chi c'è dietro quei numeri. Quindi effettivamente chi sono i nostri spettatori ed effettivamente questo cosa porta al nostro business. Assolutamente, questo è stato un elemento prioritario nell'analisi, ovvero molti seguono dei trend, ad esempio quello faccio un video a 2 minuti perché è così che le persone lo devono guardare. In maniera totalmente anticonformista, che è stato poi il titolo di uno dei nostri summit, i nostri talk durano mezz'ora, 40 minuti, un'ora o anche di più. Perché se sei realmente interessato, in realtà quel talk è un filtro per vedere quante persone sono realmente interessate. È fondamentale selezionare i propri ascoltatori. A me non interessa avere 1 milione di follower per poi avere 1000 clienti. Preferisco avere 10.000 follower e 1000 clienti, perché hanno un costo. Certo. Perché hanno un costo di dedizione, di attenzione. Internet, soprattutto al giorno d'oggi, richiede autenticità. Ne ho visti tanti iniziare sentendo l'obbligo, certo, di dover rappresentare qualcosa, curando moltissimo la forma, curando moltissimo alcuni dettagli, ma poi lanciando un messaggio che non ha particolare significato. Nel medio e lungo termine poi perdono il seguito e perdono l'attenzione delle persone. È fondamentale anche capire qual è la finalità del video e in quale settore stai applicando queste informazioni. A trovare qualcosa che ti contraddistingue. Riprendendo il concetto iniziale, tu hai una personalità e un carisma. Se ti presenti davanti alla videocamera e cercherai di interpretare un ruolo, questo prima o poi salterà. I grandi oratori sono quelli che ti motivano a muoverti, quindi ok, è bravo, ma soprattutto ho voglia di ascoltarlo, ho voglia di seguirlo, ho voglia di fare anch'io delle cose in più. Una volta che hai strategicamente analizzato i rischi, questa è una parte fondamentale che spesso viene omessa, capito quali sono gli investimenti che dovrai fare, minimi o massimi che siano,
può il primo passo iniziare, poi da lì in poi si evolverà. Fino a qualche anno fa, o in alcuni settori che sono piccoli settori delle mosche bianche, è ancora possibile fare della caccia. Oggi non è più possibile fare caccia, o comunque non rende più i risultati di una volta, per cui bisogna avere un approccio che è più contadino, un approccio che porta alla coltivazione. Questo perché i clienti sono sempre più esigenti, i clienti vogliono sempre informarsi di più, perché oggi l'offerta ha superato la domanda. Basti pensare alle recensioni su Amazon prima di comprare un prodotto. Questo che cosa significa? Significa che noi oggi abbiamo la necessità di aumentare il nostro modo di comunicare nei confronti del nostro mercato. Noi oggi ci dovremmo comportare come un'emittente televisiva, come un'emittente radiofonica. Per cui innanzitutto, prima ancora di pensare di vendere, noi abbiamo bisogno, abbiamo la necessità di farci vedere sui dispositivi dei nostri potenziali clienti, di farci conoscere. Per cui abbiamo bisogno di fare cultura, aumentare la consapevolezza dei nostri potenziali clienti, e qui il video entra in gioco facendone da padrone. Se oggi non ci assumiamo questa responsabilità, sarà probabilmente un nostro concorrente a farlo. La differenza sostanziale è che la pubblicità serve semplicemente per trasferire un messaggio, per pubblicizzare la nostra tipologia di messaggio o il nostro nome. Il marketing invece arriva prima, infatti la pubblicità è un pezzo in qualche modo del marketing. Fare marketing significa creare mercato, fare marketing significa analizzare le esigenze, fare marketing significa analizzare i competitor e tutta una serie di processi di questo tipo. Per cui significa che dobbiamo fare una prima distinzione, che è tra quello che è la domanda consapevole e quella che è la domanda latente. Nel momento in cui sono consapevole del mio problema, io farò una cosa molto semplice. Inizierò a cercare chi mi fa il lavoro migliore al prezzo più basso. Il cliente non ha questa competenza. Non ha questa competenza perché altrimenti farebbe lui il mio lavoro. Per cui in realtà il cliente ha poca consapevolezza e capacità di tipo tecnico di valutare un fornitore piuttosto che l'altro. E per cui si baserà solo ed esclusivamente su quello che è in grado di conoscere, su quello che è in grado di percepire. Dobbiamo intercettare il nostro potenziale cliente iniziando a parlargli delle ristrutturazioni dei bagni quando ancora lui non si è svegliato, non ha acceso la lampadina, non si è svegliata l'esigenza del fatto che ha bisogno di ristrutturare i bagni. Dovremmo fargli capire che noi abbiamo una metodologia specifica, chiara, che ci permette di risolvere la sua esigenza in quella specifica maniera. Quindi rendendo questa tipologia di attività assolutamente sostenibile, perché per noi imprenditori la cosa principale è che ogni attività che facciamo debba portare un risultato nel migliore dei modi al più basso investimento possibile. Dobbiamo iniziare a ragionare come se stessimo trasmettendo un programma televisivo, come se avessimo un nostro palinsesto. E per cui dobbiamo rispettare tutte quelle regole e tutti quei modelli e tutte quelle pianificazioni che segue un centro media. Tu vedrai che la maggior parte dei contenuti di comunicazione di Red Bull riguardano sport, sport estremi, eventi, comunicazione, con una vera e propria programmazione, con un vero e proprio palinsesto che prevede la pubblicazione di video, di contenuti, sempre negli stessi giorni, sempre negli stessi orari, con una programmazione continua e costante. E il prodotto Red Bull? Il prodotto Red Bull in percentuale, ovvero la comunicazione verticalizzata sul prodotto, ricopre una minima percentuale di tutto quello che è il piano di comunicazione di Red Bull. Quindi innanzitutto Red Bull raggiunge il proprio pubblico con il suo piano editoriale, con la sua programmazione, e all'interno della quale in minima percentuale mette una comunicazione verticalizzata sul prodotto che lei stessa vende. Quindi scegli quel giorno e scegli quell'orario. A quel punto ti devi sedere, carta e penna, e scrivere un elenco degli argomenti, che saranno gli argomenti che tratterai nel corso del tempo. Fare video richiede tempo, richiede impegno, richiede preparazione. Per questo motivo, uno dei motivi principali per cui le persone smettono poi di fare video è perché non riescono a organizzare la produzione dei video e a inserirli nella propria agenda.
e per cui si trovano magari lunghi e non riescono a pubblicare effettivamente quello che avevano promesso. La cosa migliore che ti suggerisco di fare è di anticipare la produzione per fare in modo di ridurre il più possibile i tempi e soprattutto ottimizzare i tempi. Ti fissi 1-2 giorni nell'arco del mese in cui in infilata registri tutti e 4 i video. Poter pubblicare sempre lo stesso giorno a quell'ora, esattamente per come hai promesso. Per cui mi raccomando, piano editoriale e piano di produzione. Impara ad utilizzare il telefono. Qui non stiamo parlando di una produzione video cinematografica, non stiamo parlando di una produzione video televisiva, stiamo parlando di social video. Lo strumento numero uno è il telefono. Se impari ad utilizzare qualche trucco, qualche metodologia per migliorare la tua produzione di video con il telefono, raggiungi risultati incredibili, risparmiando un sacco di tempo e un sacco di soldi. Ora, non voglio dire assolutamente che i video che puoi fare col tuo telefono, con i dispositivi mobile, sostituiscono o hanno il potenziale di sostituire i video realizzati da una troupe, realizzati da un professionista con attrezzatura più professionale, eccetera, eccetera. Assolutamente no. Sono due cose differenti. Tu hai bisogno per la tua attività di fare video frequenti in cui comunichi col tuo pubblico. Le storie su Instagram, video su Facebook, video che raccontino quello che stai facendo. Poi avrai bisogno sicuramente di video più professionali, che siano video per presentare la tua attività, lanciare un nuovo prodotto, lanciare un nuovo servizio e cose di questo tipo. Ecco che lì entra in campo il professionista. Ecco che lì ti devi rivolgere a qualcuno di veramente capace per realizzare un prodotto di livello superiore. Ma fino a lì, nella maggior parte dei casi, hai l'obbligo e il dovere di comunicare il tuo messaggio, il tuo prodotto, il tuo servizio, la tua azienda. Perché oggi a disposizione hai tutti gli strumenti web che ti permettono di avere lo stesso potenziale al pari di un network televisivo. Se fino ad oggi hai lavorato con la tua attività senza mettere in campo delle strategie di web marketing, delle strategie di social media marketing, delle strategie di comunicazione fatte in una determinata maniera, molto probabilmente prima di pensare di fare video dovresti fare qualche ragionamento prima proprio. Il tuo modello di business è già settato e sei pronto a poter gestire tante richieste? Il tuo prodotto o servizio è innovativo? Sta risolvendo un'esigenza che sul mercato non sta risolvendo nessun altro? Se ti trovi in questa situazione, dovresti riflettere bene prima di iniziare a spingere sul tuo marketing. E con questo anche il video di oggi è terminato. Mi raccomando, metti un like, scrivimi nei commenti le tue domande, i tuoi dubbi, le tue perplessità o quello che vorresti approfondire. Condividi il video con i tuoi amici, colleghi o con le persone a cui pensi possa interessare questa tipologia di argomenti. Iscriviti al canale, attiva la campanella se ancora non l'hai fatto, e su mobilevideomarketing.it trovi la guida definitiva per video efficaci con il tuo telefono. Noi ci rivediamo giovedì prossimo, sempre alle 13, per discutere insieme di come realizzare social video sempre più efficaci a partire dal nostro telefono da inserire nelle strategie marketing delle nostre attività. Salute!